Ciao a tutti, rieccomi con un nuovo video. Io sono Federica e oggi voglio dare il via a una nuova rubrica che vorrei chiamare È tempo di classici. Dal titolo ovviamente avrete capito di cosa tratterà questa rubrica e ogni mese voglio parlarvi di un libro classico che ho già letto e che mi è piaciuto molto oppure di un titolo che ho scoperto da poco. Per inaugurare la nuova rubrica oggi voglio parlarvi di un grande classico della letteratura russa, Mava, dal papà della letteratura russa. Sto parlando della figlia del capitano di Pushkin, che in realtà, stando a quello che dice Wikipedia, si dovrebbe pronunciare Pushkin, quindi molto napolegno come cognome russo. Ma passando a Pushkin, Pushkin nasce a Mosca nel 1799 e, come vi ho detto prima, è considerato il padre della letteratura russa sia per quanto riguarda la prosa sia per quanto riguarda la poesia. Altri famosissimi scrittori come Gogol e Turgenev dissero di non aver avuto altra scelta che ispirarsi a Pushkin per le loro opere. Anche se Pushkin era profondamente russo e come tale divenne il sommo interprete dell'animo russo, fa sorridere il fatto che il suo bisnonno era un abissino che fu portato a Mosca da Pietro il Grande come suo schiavo. Pushkin fu educato dalla sua famiglia grazie alla quantità astronomica di libri che vi erano in casa sua, ma soprattutto di libri in lingua francese. A 23 anni, a causa di alcuni poemetti a sfondo politico, Pushkin cadde in disgrazia e fu esiliato nella Russia meridionale. In seguito fu accusato da un suo nemico di ateismo e fu confinato in una delle sue tenute familiari, fino a quando lo zar Nicola I lo volle di nuovo a corte e quindi in società. Qui Pushkin incontrò Natalia Goncarova, della quale avrò storpiato mille volte sia il nome che il cognome. Si innamora di lei e la sposa. Purtroppo nel gennaio del 1837 Pushkin fu ucciso da un colpo di pistola sparato da un suo presunto rivale in amore durante un duello che Pushkin stesso aveva preteso. La figlia del capitano, il romanzo di cui vi voglio parlare in questo video, esce nel 1836, quindi pochissimi mesi prima della morte dell'autore stesso. Questo romanzo è un bellissimo esempio di romanzo storico che, facendo perno sull'amore di due giovani, riesce a rievocare le drammatiche vicende della ribellione portata avanti da Pugachev, del quale ovviamente non so pronunciare il nome. Pugachev certe volte in italiano viene tradotto in Emiliano Pugachev, cioè Emiliano. Immaginate un russo gigante, un ussaro di 2 metri chiamato Emiliano, cioè traduzioni italiane parliamone. Ma passiamo un po' di trama della figlia del capitano, quindi veniamo al succo di questo video. Il protagonista del nostro romanzo è Piotr, il figlio di un ufficiale a riposo, il quale è destinato dalla nascita alla carriera militare. Arrivato a 17 anni, Piotr viene mandato a svolgere i suoi compiti militari, a prendere servizio nella cittadina di Orenburg. Durante il viaggio per arrivare a Orenburg, che non è descritta proprio come una città di frizzi e lazzi, Piotr viene sorpreso da una bufera di neve, ma fortunatamente un vagabondo lo soccorrerà e lo aiuterà a arrivare alla cittadina più vicina. Per ringraziare questo vagabondo, Piotr gli regalerà una costosissima pelliccia di lepre. Giunto ad Orenburg, Piotr si dirige verso la fortezza nella quale presterà servizio e lì farà conoscenza del capitano, di sua moglie chiamata la capitana e della loro figlia Masha. All'inizio Piotr non farà poi tanto caso a Masha, ma piano piano sentirà crescere in lui un sentimento nuovo e sempre più forte nei confronti della ragazza, fino a quando non capirà di esserne innamorato ricambiato. Proprio quando Piotr si era abituato alla vita all'interno della fortezza, alla vita e ai ritmi del servizio militare e aveva capito che Masha era la donna che voleva sposare, la fortezza stessa viene attaccata e assalita dai ribelli di Pugachev. Pugachev uccide il capitano, sua moglie e gli altri ufficiali. Proprio mentre sta per uccidere Piotr,
riconosce in questo ufficiale il ragazzo che durante la tormenta di neve gli aveva regalato la pelliccia di lepre e quindi decide di risparmiarlo. Dopo poco più di un anno e diverse peripezie, la rivolta di Pugachev e dei suoi ribelli viene sedata. Così Piotr, che nel frattempo era andato a prestare servizio in un'altra compagnia militare, vorrebbe ritornare da Masha, ma in quel momento viene arrestato poiché è accusato di essere uno degli insorti che hanno aiutato Pugachev durante la sua ribellione, proprio perché il capo della rivolta lo ha graziato. Ma la figlia del capitano, Masha, conosce la verità sul suo futuro sposo, quindi si reca a Pietroburgo a colloquio privato con la zarina Caterina II, che, avendo ascoltato tutta la storia, decide di far decadere tutte le accuse che pendevano sulla testa di Piotr e quindi liberarlo. Anche se prima ho chiamato la figlia del capitano romanzo storico, non si può etichettare questo piccolo gioiellino della letteratura russa in maniera così blindata, anche se ci sono degli evidenti e dei forti richiami alla storia della ribellione di Pugachev. È troppo poco chiamare la figlia del capitano romanzo storico, perché qui all'interno del romanzo ritroviamo una ricercatezza di stile ed una tensione narrativa che non sono propri di qualsiasi romanzo storico e che hanno l'abilità di coinvolgere il lettore fino alla fine, affrontando un sacco di temi che sono cari alla letteratura russa, come lo scontro generazionale, in questo caso tra Piotr e suo padre, oppure l'interrogazione sul potere. Nel romanzo, appunto, Pugachev si ribella al potere degli zar. Ed infine la crescita morale e personale dei protagonisti. In questo caso sia Piotr che Masha avranno una crescita sia morale che personale. La figlia del capitano quindi non può essere chiamato soltanto romanzo storico, ma secondo me può essere considerato un bellissimo romanzo romantico nel quale si vengono a controbilanciare i temi sociali e politici e i sentimenti che stanno sbocciando in questi due giovani ragazzi. Pushkin è molto abile a controbilanciare anche quelli che sono i sentimenti dei protagonisti stessi e i sentimenti del popolo. Allegria e tristezza, malinconia e felicità si alternano all'interno dell'animo di tutti i protagonisti in questo romanzo che è stato strutturato minuziosamente. Il coinvolgimento del lettore è ancora maggiore se pensiamo al fatto che il protagonista, Piotr, è il narratore interno di tutta la storia. Quindi noi seguiamo le vicende sue personali, del capitano e della sua famiglia, della fortezza e della rivolta di Pugachev attraverso i suoi scritti, quindi attraverso i suoi occhi. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo romanzo è stata la descrizione di Pugachev. Non viene descritto solamente come un gigante assetato di sangue, ma gli viene conferito anche un aspetto umano che si manifesta soprattutto quando non giustizia Piotr. Mi è piaciuta tantissimo anche l'evoluzione del personaggio di Masha, ovvero della figlia del capitano. All'inizio del romanzo ci viene descritta come una giovane timida e quasi impaurita, molto spaventata durante l'assedio, mentre alla fine del romanzo la incontriamo risoluta e molto più matura, che viaggia fino a Pietroburgo per incontrare personalmente la zarina e intercedere per il suo innamorato. Quindi possiamo vedere una completa trasformazione all'interno di questo personaggio. Il finale del romanzo è un finale di grande gioia e grande speranza, solo che io, piccolissimo appunto, l'ho trovato un po' frettoloso. In questo romanzo c'è proprio tutto: amore, avventura, storia, passione, una rivolta vera e propria, quindi storia con la S maiuscola. Quindi io mi sento felicissima nel consigliare questo libro a tutti, in ogni luogo e in ogni lago, soprattutto perché la scrittura è molto molto scorrevole. Dite la verità, non ve lo sareste mai e poi mai aspettato da un romanziere russo. In più, facendo qualche ricerca su YouTube, ho scovato uno sceneggiato italiano
italiano in 7-8 puntate, non ricordo bene, girato nel 1965, tratto proprio dalla figlia del capitano e che riprende fedelmente molte parti del libro. Quindi vi consiglio di vederlo subito dopo aver letto La figlia del capitano. Giù nell'info box vi lascio il link alla prima puntata di questo sceneggiato, così che lo potete andare a recuperare subito. La nostra chiacchierata sulla figlia del capitano finisce qua. Spero che questa piccola recensione vi sia piaciuta e che vi abbia dato lo spunto per leggere questo bellissimo classico della letteratura russa. Spero anche che l'idea di una rubrica incentrata esclusivamente sui grandi classici della letteratura vi possa piacere e fatemi sapere cosa ne pensate. La rubrica penso che se ci riesco sarà a scadenza mensile, perché molti libri classici li ho letti, ma per fare una recensione ho bisogno ovviamente di fare una rilettura e questo mi porterà giustamente via del tempo, e fare un video di questo genere più di una volta al mese penso che sarà completamente lontano da qualsiasi mia facoltà cerebrale. Niente, io vi lascio un grande bacio, al prossimo video, ciao ciao!